Questo è proprio uno spregio. Si dispiace perché io qui sono da più di 50 anni che sono qui e ne ho visti tanti di queste cose. Però non come ora. No, no, prima non era così. C'era più rispetto anche per i monumenti specialmente. Sì. Vandali ancora in azione nel centro storico aretino. È stato infatti imbrattato il monumento a Vittorio Fossombroni in piazza San Francesco. Lo sfregio sulla statua che si trova proprio di fronte alla Basilica di San Francesco, che custodisce il ciclo di affreschi di Piero della Francesca, è apparso alcuni giorni fa ed ovviamente non è passato inosservato. Io avrei una soluzione: una volta trovati, che tanto si trovano con tutte le telecamere, li facciamo venire qui, glielo facciamo pulire, però li facciamo anche capire cosa hanno fatto e chi è questo personaggio, perché probabilmente se ragazzi, adulti, non sappiamo chi fa questo tipo di degrado, vuol dire che non conosce la sua città. Questo rappresenta innanzitutto un personaggio politico, Vittorio Fossombroni, e quindi, come dice, politico, idraulico, un grande personaggio della storia, è quello che ha compiuto un grande lavoro per la bonifica della Val di Chiana. Spero che i ragazzi o qualcuno, chi ha imbrattato il monumento, questo lo sappia. Se non lo sa, noi guide abbiamo lo scopo di insegnare e quindi di far capire il perché queste cose non vanno fatte, ma soprattutto la prima cosa, l'articolo 9 della Costituzione, è valorizzare e soprattutto tutelare l'arte. Adesso andrebbe ripulito. Questo almeno, se qualcuno l'ha visto, almeno che lo pulisca, io l'ho fatto notare.